Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per news, build, guide e live dei vostri giochi preferiti. Oggi iniziamo con Godfall, come potete vedere, siamo nel menu principale. Oggi farò un video di spiegazione per i ragazzi di PS5 che dovranno iniziare questo titolo su come iniziare e soprattutto cosa capire all'interno del titolo stesso. Io, come vedete, sono di livello 18. Ho già qualche valor playtest, sto giocando solo ed esclusivamente in modalità difficile, quindi è una modalità diciamo che particolare, in realtà non è così tanto difficile, ma non è neanche così tanto semplice e soprattutto hai le morti contate, quindi è un pochino, si gioca un pochino con più di attenzione e soprattutto ci stiamo dedicando anche all'esplorazione di queste mappe che in principio sembravano delle semplici mappe lineari in cui dovevamo correre avanti picchiando mostri, in realtà sono tutta ben altra cosa. Ma iniziamo subito con le varie spiegazioni e si parte. Benissimo, iniziamo. Ci troviamo nella torre, per coloro che non hanno ancora ben capito dov'è che cos'è la torre. Abbiamo tutti i nostri valor plate sulla sinistra e sulla destra che andremo a vedere tra poco. Iniziamo con il centro della mappa. Quindi qua c'è la mappa, l'abbiamo già vista nei video precedenti che ci è stato rivelato. Qua, una volta finita la missione storia, avremo le missioni caccia, quindi un'esplorazione libera dove ci vengono descritte le ricompense sulla destra, l'obiettivo, se lo vogliamo affrontare, e ovviamente all'interno delle missioni caccia ci saranno anche delle missioni bonus. Le missioni caccia sono strapiene di nemici a confronto delle missioni storia dove i nemici sono solo ed esclusivamente in alcuni puntini. Ci sono poi le missioni uniche, che in pratica sono delle esplorazioni libere e in cui bisogna cercare semplicemente dei tesori. Una volta finita la missione storia, ovviamente noi potremo andare a fare anche le missioni boss, che in questo momento io non possiedo. Passiamo alla forgia, ovviamente. La forgia, fondamentale capire come funziona. La sbloccheremo dopo la prima missione parlando con un tipo che si troverà qua sulla nostra destra, che ovviamente è scomparso nell'era dei tempi, oramai per me. Che cosa si può fare nella forgia? Bene, nella forgia noi avremo la possibilità di vedere tutto quello che sono le nostre armi, ovviamente. Potremo ordinarle per rarità o per livello in base a quello che scegliamo noi. Potremo ovviamente anche, per esempio, potenziarlo. Lo facciamo subito, così vedete subito come si potenzia. In pratica, potenziare un'arma fa sì che sia l'arma attualmente è questa qua, si potenzi in un qualcosa di più forte. Ogni volta che noi andiamo a potenziare, ci verrà richiesto qualcosa in più e avremo la possibilità di potenziarla 5 volte quest'arma. Come vedete, si passa con un puntino fino a 5. Una volta che noi arriviamo al 5, sarà obbligatorio, al terzo potremo scegliere noi il bonus che andremo a dare a quest'arma, e più andremo a potenziarlo, più si potenzieranno i bonus. Al quinto livello ci verrà dato un terzo tratto secondario, quindi qua. Una volta arrivati ai 5 potenziamenti, noi potremo tranquillamente con la stessa arma, in realtà anche prima si può fare con qualsiasi arma, incantarla e spostarla dal rango in cui è. In questo caso io ce l'ho epico, ma voi potete farlo con i comuni, rari, non comuni, epici. Portarla al livello successivo, quindi portarla al leggendario e farla saltare a leggendario già fin da subito. Quindi potrete comunque portare una propria arma a leggendario istantaneamente. E ovviamente ci verrà dato, una volta che lo portiamo a leggendario, un tratto aggiuntivo che sarà a nostra scelta. Questa cosa può essere fatta con praticamente tutto, comprensive le pietre vitali, gli anelli, i ciondoli, gli amuleti, gli stendardi e chiaramente gli augment per il nostro bellissimo Valor Plate. Una volta che noi abbiamo, diciamo, compreso che cos'è l'utilizzo della forgia, potete in realtà utilizzarla fin da subito. I materiali nelle mappe si trovano veramente a iosa. Andiamo a vedere un pochino che cosa si può fare con questi Valor Plate e poi a vedere anche che cosa in realtà questi Valor Plate, con che cosa possono essere potenziati, e ovviamente tutte le skill e tutte le build che si possono effettuare.
Ebbene, iniziamo dai Valorplate. Iniziamo con quello che ho io in mano, come potete vedere. Andiamo a vedere la Furia dell'Arconte. Ogni Valorplate ha qui sulla destra, ve li faccio vedere velocemente, ovviamente non ve li spiego tutti perché mi piace che le persone scoprano da soli che cosa possono fare i propri Valorplate. Qui sulla destra con Furia dell'Arconte noi potremo attivare la Furia dell'Arconte una volta caricata picchiando le persone con, in questo caso, la tastiera IOZ, voi avrete un tasto sul vostro bellissimo joypad, e una volta scatenata la Furia dell'Arconte avremo questi effetti che si produrranno all'interno del gioco. Ottimo, molto divertente, ogni Furia dell'Arconte ha dei propri effetti. Andiamo a vedere i vari Valorplate, questo è Tifone, questo è Grigio Falco, questo è il primo che ci viene fornito, che è Fenice, che potremo craftare fin da subito. Qui abbiamo un bellissimo baluardo, io la chiamo Banshee lei, ma si chiama Moebius. Dall'altra parte abbiamo una vecchia conoscenza che è Vertigo. Qui abbiamo il tank per eccellenza invece, che è Cornegida. Qua abbiamo Illumia. Ah, Illumina, che è un ottimo support, sinceramente. Qua abbiamo il classico Nero Artiglio, che abbiamo già visto anche questo. Qui abbiamo uno dei miei preferiti, che è il Mesa. E come ultimo, ovviamente, il Valorplate con cui si inizia, che è Crina Argento. Ebbene, questi sono i Valorplate, ma andiamo a vedere subito come si possono modificare e soprattutto che cosa puoi creare con i vari Valorplate. Eccoci all'interno del menu di un Valorplate, in questo caso Armistizio, che è quello che sto utilizzando io. Qua sulla destra abbiamo le nostre armi, i nostri gioielli e ovviamente lo stendardo, che si può buildare ovviamente con qualsiasi cosa si trovi, quindi non ci sono problemi e non ci sono limitazioni, come per esempio in Destiny o per esempio in Anthem, in cui si trovavano dei pezzi di altre classi e di conseguenza non si potevano utilizzare. Qua è tutto utilizzabile, quindi potete veramente buildare a vostro piacimento quello che vi pare. Ma che cosa intendo per buildare? Iniziamo con l'equipaggiamento. Ovviamente ogni arma ha dei tratti, ovviamente più andate in alto, quindi epico e leggendario avranno più tratti secondari e primari, e in questo caso già noi possiamo impostare una build che riguarda il nostro Valorplate. In questo caso io ho degli attacchi polari sulla mia arma principale, che è la lancia, e come secondari invece ho ustione e carica dello scudo. Quello che a me interessa particolarmente è lo scudo, che io uso tantissimo perché lo ritengo veramente forte, e di conseguenza io sto cercando quasi tutti i pezzi di avere con la carica dello scudo. In questo caso io come anello, anzi come ciondolo, così non è un ciondolo ma è un amuleto, scusatemi, ho salute e ovviamente danno da scudo. Per il ciondolo della pace, come potete vedere, ho recupera della salute e danno da fuoco, che me lo dà ovviamente l'ustione della spada, ok? In questo caso, come anelli, ho resistenza da vuoto, che vabbè è una resistenza, ma ho il 21% di sovrascudo, quindi questa cosa qua mi dà uno scudo ulteriore al mio personale che ho nel Valorplate, perché lo sto buildando da tank. Il secondo anello secondario, ho la carica dello scudo ovviamente e la carica dello stendardo, fondamentale contro i champions e i boss utilizzare i vari stendardi. Ho il gioiello vitale, che questo ancora lo devo un pochino trovare, quello che mi piace a me, ma ho 15% di tutte le resistenze, l'accumula sgretto anima e le lame doppie, che però io non uso, quindi ne devo cercare un altro un po' più decente, e ovviamente lo stendardo, che possiamo scegliere noi. Abbiamo i danni d'atterramento e soprattutto i danni da effetto su un nemico. Come già potete vedere, io ho già impostato una pseudo build, ovviamente sono ancora di livello 18, devo ancora salire e farmare un sacco di roba che cambierò durante il periodo, ma già utilizzando tutti questi elementi possiamo già impostare il nostro Valorplate su quello che vogliamo fargli fare. Questa cosa è applicabile su tutti i Valorplate. Ovviamente ce ne sono alcuni più portati ad essere tank, ovviamente ce ne sono altri più portati a fare danno critico, danno elementale,
support e via dicendo. Quindi in base al valor plate che vi piacerebbe utilizzare, potete buildarlo in realtà come vi pare e piace. Chiaramente le strade sono un pochino marcate, ma veramente leggero leggero marcate, ma già dall'utilizzo delle armi, dei ciondoli, degli anelli, potete già impostare quello che è il vostro bellissimo valor plate. Passiamo chiaramente alle abilità, che sono quelle che in realtà fanno sì che la vostra build sia unica e inimitabile. Pensavo fossero veramente poche le abilità, in realtà sono tantissime. Vi posso garantire che avrete una scelta pressoché infinita di quello che il vostro valor plate potrà fare. Io, come vedete, ho iniziato dal basso a sinistra, che è lo scudo, e che ho già portato al 3, comprensivo di attacchi con lo scudo e scudo ultra, che sono quelli che io utilizzo di più, e come potete vedere ogni livello mi dà o un maggior danno o delle abilità proprio dello scudo stesso. Questo vale per tutte le abilità che noi possiamo andare a utilizzare con la tecnica dell'arma, con la sgretola anima, con l'attacco ritmato, che sono degli attacchi particolari con determinate armi, anzi in realtà con tutte le armi, per gli attacchi polari idem come sopra, per le finesse che ci danno le schivate varie ed eventuali. In pratica noi potremo ad andare a costruire un valor plate come ci pare e piace. L'unica costrizione che abbiamo è che se per esempio noi vogliamo arrivare a Furia dell'Arconte, ok, dovremo per forza passare da uno dei quattro angoli da cui si parte. Quindi le skill, le abilità, chiamiamole come volete, partono dai quattro angoli, che sono questi, che noi dovremo sbloccare con i nostri punti abilità, che si aumentano in base al livello che si fa, e questi punti abilità dovremo andarli a sfruttare per poter andare ad acchiappare quello che ci interessa in questo quadrato di abilità. Quindi se noi vogliamo arrivare al danno critico, dovremo partire da tecnica arma o attacchi polari per arrivare più facilmente a danno colpo critico. Quindi noi dovremo sprecare 3 punti abilità per poi arrivare a questo. La scelta ovviamente dei punti abilità non è infinita, non potremo avere tutti i punti abilità, a meno che ovviamente non si prendono con uno o due livelli e quindi potremo averli tutti, ma secondo me è uno spreco e bisogna puntare e decidere fin da subito che cosa scegliere e che cosa fare con il nostro valor plate. Vi ricordo che questi punti abilità valgono per tutti i valor plate che noi andiamo ad utilizzare, e quindi se noi vogliamo cambiare valor plate e stile di gioco, dovremo resettare i nostri punti abilità, che è una cosa gratuitamente da fare. Ci vengono ridati tutti i punti abilità accumulati fino a questo momento e dovremo rimetterli e riprenderli in base alle nostre scelte. Ultima e non ultima modifica delle abilità, quindi del nostro valor plate, che non sono in realtà le modifiche delle abilità, ma sono gli augment. Quando noi siamo nella parte dell'equipaggiamento, possiamo andare su aumenti e inserire, in base al livello che noi andiamo a recuperare, questi bellissimi augment che noi dropperemo ovviamente in mappa. Gli augment danno un qualcosa in più, ok, a quello che è il nostro valor plate ancora. Quindi potremmo essere ancora più incisivi sulle abilità scelte in precedenza. In questo caso, come vi ho detto, io punto tantissimo sullo scudo e infatti ho 2 augment dedicati allo scudo stesso. E di conseguenza io posso andare ad aumentare gli effetti delle abilità che ho già preso sullo scudo con gli aumenti del valor plate interno. Questi aumenti sono ovviamente a livello. Ultima cosa per chi inizia ovviamente e vuole capirci qualcosa, le armi si possono provare e vi dico subito di andarle a provare immediatamente nella zona di prova, perché le zone di prova sono fondamentali per quanto riguarda questi bellissimi augment. Possiamo tra le altre provare i vari effetti di un'arma, quindi prendiamo l'esempio possiamo utilizzare i vari effetti di un'arma anche qua, e noi possiamo ricaricare anche gli effetti delle armi particolari direttamente qui nella zona prova. Qua potete vedere che mi dà tutti i colpi che io posso fare, sia con lo scudo, quando estraggo lo scudo, che ovviamente
con le armi, se ho le armi e cambiano in base alle armi che ho, io è un consiglio che vi do, una volta che avete droppato un po' di armi, venite qua e provateli. Bene, io direi che con questa prima visione del gioco è tutto, noi ci rivediamo con il prossimo video che uscirà giovedì, con magari la spiegazione delle varie mappe e ovviamente di quello che noi potremo fare in queste mappe stesse. Ricordo inoltre a tutti di iscrivervi al canale Facebook che trovate, al social Facebook che trovate qui in descrizione del canale, e nel Facebook potrete trovare il Discord se giocate soprattutto da PC per venire a giocare con noi, con me e con tutti gli altri ragazzi che sono nel canale Facebook, e quindi trovare compagnia e anche aiuto per chiunque ne abbia bisogno. Bene, noi ci vediamo giovedì come detto prima. GG a tutti quanti.